Un mezzo busto di bronzo alto circa 1 metro su un piedistallo di marmo verde che richiama la base della Coppa del Mondo, raffigurante un Paolo Rossi non sorridente come siamo abituati a ricordarlo, ma concentrato e riflessivo. È il 1º maggio che la sua terra natia, Prato, e la scultrice Elisa Morucci dedicano a Pablito, morto il 9 dicembre scorso. Stamani in municipio la presentazione dell'iniziativa alla presenza della moglie del compianto campione di Spagna 1982, Federica Cappelletti, e dei vertici della Pro Loco di Santa Lucia, promotrice dell'iniziativa insieme all'amministrazione comunale. La statua, ora in fonderia, sarà posizionata nel piazzale della Cipresseta di fronte alla chiesa di Santa Lucia, il quartiere a nord della città dove Paolo Rossi è nato e ha tirato i primi calci al pallone fino a spiccare il volo. Prato era veramente la culla di Paolo, il posto dove lui tornava volentieri, anche per venire a trovare sua mamma Amelia finché è stata in vita, e era il suo posto del cuore. Pienamente d'accordo con la collocazione nel cuore del quartiere, il sindaco Biffoni. Beh, alla fine ci è sembrato naturale dedicargli un'area a casa sua, in quella per cui tutti quanti sanno che Paolo è di Prato, c'è cioè Santa Lucia, la piazzetta di fronte alla chiesa. Il posizionamento è previsto a fine settembre, attorno alla data di compleanno di Pablito. L'artista spiega perché ha scelto di non rappresentare l'immancabile sorriso di Paolo Rossi. Stratificato direi più che serio, cioè, ho cercato di interpretare quelle varie sfaccettature che mi è parso di avere colto nelle varie interviste e anche nel gioco. Prato ricorderà Paolo Rossi anche con una mostra che si aprirà al Politeama il prossimo giugno e con una serie di importanti tornei, mentre il Circolo Arci, che sorge a pochi metri dalla casa natale di Rossi e nel cui consiglio siede il fratello Rossano, presto porterà il suo nome.